come non essere contro il reddito di cittadinanza. Io molto più di Caner, posso dirlo, perché io non l'ho né mai votato in Parlamento, nemmeno mai rifinanziato. Probabilmente non tutte le forze politiche possono dire la stessa cosa. Da sindaco dico un'altra cosa, sempre su quello che diceva Caner, che secondo lui il reddito dovrebbe intercettare quelli che ne hanno veramente bisogno e lasciare invece risorse sulle politiche attive del lavoro, posto che oggettivamente non si è creato lavoro con il reddito di cittadinanza, se non quello dei navigator, che poi sembra in crisi anche quell'istituto in questo momento. E quindi oggettivamente ha fallito sul piano delle politiche attive del lavoro. Può essere stato utile in un momento di difficoltà per quelle fasce più deboli, però ricordo a me stesso prima e poi a chi ci ascolta che esistevano già e erano a disposizione dei comuni alcuni strumenti tipo il REI che potenziato e debitamente rifinanziato avrebbe consentito ai comuni di farlo subito lo screening tra quelli che avevano oggettivamente bisogno e quelli che invece lo potevano utilizzarlo come i casi che ha citato l'assessore Canè. E questo perché? Perché i comuni da anni, grazie ai propri assistenti sociali, al proprio ufficio sociale, da anni mappa, intercetta e risolve problemi relativi alle persone in difficoltà, che possono essere oggettivamente aumentate durante la pandemia e sulle quali noi sindaci spesso abbiamo chiesto anche maggiori risorse oppure la possibilità di utilizzare le risorse come facemmo noi l'anno scorso, noi amministratori veneti di Fratelli d'Italia, chiedendo che il fondone potesse essere utilizzato non soltanto per i buoni alimentari, ma anche per le spese delle bollette e le spese d'affitto, ad esempio. Quest'anno è così, è una proposta di Fratelli d'Italia, io sono contentissimo che il governo l'abbia recepita, peccato magari l'abbia fatto con un anno di ritardo, ma certo non me ne lagno. Quanto riguarda ai datori di lavoro, anche lì l'analisi la condivido parzialmente, perché non sempre il datore di lavoro che oggi oggettivamente fa fatica a reperire manodopera proprio per il problema legato al reddito di cittadinanza, come ha illustrato l'assessore, poi ci sono, è vero, quei dipendenti che magari hanno abusato un po' della disponibilità della manodopera negli anni scorsi, ma ci sono anche quelli che oggettivamente non riescono a far quadrare i loro bilanci e quindi tendono a contrarre nella maniera non solo le spese per i propri dipendenti, ma qualsiasi spesa. Perché guardate, io ne vedo, ne incontro. Li vedo quelli del mio comune. Non esistono imprenditori che non abbiano cura dei propri dipendenti. Non esiste, perché ogni imprenditore, soprattutto nelle medie e piccole realtà, ma soprattutto in quelle piccole della ristorazione, sanno tutti benissimo che il dipendente è patrimonio dell'azienda, che Allora, spesso è il dipendente, il cameriere di sala, che è il front desk con la clientela e quindi non diciamo ha che nessun motivo ne dice un problema molto più di abbassare gli complesso. stipendi, se non quello di non riuscire a farcela a chiudere i bilanci, e questo è naturale.